tutti i giorni ricevo telefonate dagli assistenti sociali, dai sindaci che mi dicono: preside, ma io come faccio a portarglielo alle 9.40? I miei ragazzi arrivano alle 8.30 e io sono stata costretta a fare una sorta di prescuola che alle scuole superiori non esiste, chiedendo la cortesia prima dell'attivazione dell'assistenza specialistica ai docenti di venire un'ora prima, il che è fuori da ogni logica. È solo uno dei problemi emersi nell'incontro in comune a Cassino per trovare una soluzione diversa rispetto a quella definita dal prefetto di Frosinone, che ha dettato doppi turni d'entrata ed uscita nelle scuole superiori per scongiurare eventuali assembramenti. La questione cui fa riferimento la dirigente dell'Istituto Superiore San Benedetto riguarda gli alunni diversamente abili, ma non sono i soli ad essere penalizzati da questa turnazione, che non piace. Non piace ai dirigenti e genitori rappresentati in comune, non piace agli studenti anche loro presenti in sala ristagno e non piace neanche a chi si occupa di trasporto locale, ritenendo che non sia questa la strada utile ad evitare l'affollamento, visto che le prime corse mattutine vengono prese d'assalto per motivi di coincidenza oraria anche da chi poi entra in classe alle 9.50 nel secondo turno. C'è poi il problema della dispersione scolastica, su cui l'assessore Li Foco ha posto l'accento, con ragazzi che si trovano a gironzolare per circa 2 ore in città in attesa della campanella, o di chi, come raccontato dalla dirigente Venuti, provenendo da altre province, si è trovato costretto a rinunciare ad un indirizzo di studio specifico, scegliendo una scuola solo perché più facilmente raggiungibile. Ragazzi che, pur dovendo entrare a scuola alle 8, così come imposto, prima delle 8.30 non riescono a fare ingresso in classe per mancanza di coincidenze. Per questo si è deciso di procedere con un documento sottoscritto da entrambe le aziende di trasporto locale, Mastrantonio e Magni, la Cotral era assente all'incontro pomeridiano, in cui viene esplicitamente dichiarato che con la doppia turnazione non si riesce a garantire l'occupazione all'80% dei bus, così come prevede la legge, e che riportando tutto ad un unico orario riuscirebbero a rinforzarlo con più mezzi, che invece adesso devono ripartirsi su 2 scaglioni. Questo documento, insieme al verbale dell'assemblea di martedì pomeriggio, verrà inviato dal sindaco Salera all'ufficio scolastico regionale e contestualmente al prefetto di Frosinone. La richiesta dunque è di un'unica turnazione gestita da ogni singolo istituto in base alle specifiche peculiarità, garantendo il distanziamento ed orari di ingresso ed uscita adeguati alla platea studentesca.